Amici appassionati di calcio giovanile, buongiorno e bentrovati dalla polisportiva Città di Ciampino. Sono scese in campo le squadre, è tutto pronto per Lodigiani, Agora Latina, sfida valida per la prima giornata del girone della Rete Oro Cup 2024, settima edizione. Un saluto da Niccolò Cecchi di Live Sport Academy. Si è già giocata una gara per quanto riguarda il girone E. La sfida precedente delle 9 di questa mattina, calcio inizio alle 9, tra Savio e Frassati Ananni. Gara terminata 11-0 a favore del Savio. Vediamo quale sarà l'epilogo invece della sfida che sta per iniziare. Ricordiamo, categoria l'anno 2012. Nel frattempo si sentono le urla da parte di entrambe le compagini che si caricano. Ora il sorteggio tra i capitani, poi ultimi controlli sul rettangolo di gara e si procederà con il kick off, con il calcio d'inizio. Maglia rossa, pantaloncino bianco per la Lodigiani, completo invece totalmente blu per la Agora Latina. In avanti, ve l'ho detto prima. La tocchiamo appena appena, andiamo vicino Franci. Kick off, si parte, è iniziata la sfida tra Lodigiani e Agora Latina. Palla subito in avanti. Uomo, vai a parlare. Non c'è. La scelta è diversa, ti al centro o sei alla destra? No, sì, è lui che si è messo la palla. Ok. Ricordiamo, torneo dedicato a Umberto Terzigni, che è stato editore di Rete Oro e presidente del Civitavecchia. La Lodigiani riconquista il pallone nella metà campo offensiva. Filippi l'ha presa. Calma. Sì, Mirko. Collo, alzati. Il giro palla dal basso si apre. Mirko Filippi. Poi lo scarico dietro. E allora Lodigiani che può impostare sulla pressione da parte del numero 10 della Agora Latina, Gabriel Ambrosio. Primo squillo della partita che arriva dopo appena un giro di lancette. Diamo tutti i duelli. Dal basso la Lodigiani ad impostare. Si apre bene. Calma, sereno. Malano Rucco si gioca proprio in quella porzione del rettangolo verde. Ambrosio va a rubare e ottiene, non ci facciamo attrarre, nonostante la pressione, la rimessa laterale a favore della Agora Latina, la prima del match. Palla che attraversa l'area, poi ancora dietro lo scarico cercato centralmente Biscio, e quindi corner. Vediamo la marcatura. Noce, rimani alto, Noce. Calcio d'angolo dalla alto, sinistra per la Agora Latina. Batte il capitano. Noce. Attenzione ai movimenti dentro. Traversone, il palo. Direttamente dalla bandierina. Forza Matteo, la porti da qua adesso, Matteo. Bravo Matteo, bravo Matteo. Bravo Matteo. Bravo Leo. La palla è a rientrare. Difenditi quella porta, ok Giulio? Bravo! Bravo! Leo, attiva queste gambe, bravo! Dai Mirko! Lo scarico dietro da parte di Mirko Filippi a cercare Malano Rucco. Agora Latina che però riconquista centralmente. Larghissimo quando abbiamo la palla, larghissimo! Larghissimo! Malano Rucco. Cambia tutto. Buona la chiave di lettura per Vittorio Rosselli. Rosselli si accentra. Gli viene sfilato il possesso e quindi Ambrosio prova a rientrare. Rosselli non si dà per vinto. Bravo, bravo. Calma. Bravo, bravo.
Filippi fa girare centralmente il possesso nuovamente per i blu. Ecco Filippi che esce in pressione, il lancio è lungo perché è partito Rosselli nello spazio, corre veloce il numero 83, la mette sul secondo palo dove arriva la pronta copertura da parte di Luca Bruno. In quella zona si stava agguantando Simone De Luca, e quindi corner questa volta però per la Lodigiani dalla bandierina di sinistra. Il traversone ad uscire, cercato e tentato il colpo con il tacco, nulla da fare. Malano Rocco aggancia elegantissimo il numero 31, poi ad impostare proprio lui, l'ultimo della Lodigiani, pallone in verticale. Nocentini scarica dietro, poi non tocca nessuno. Può ripartire la Gora Latina, fallisce però il tentativo, quindi Lodigiani in avanti, palla al limite, da lì si può cercare la soluzione in porta. Traversone allontana la retroguardia, poi la conclusione cercata da fuori area. È stato buono il tentativo, è stata buona l'idea. Interno destro, primi 5 minuti come indica il cronometro, 4:27 per essere precisi. Risultato per il momento di bianche. Nel frattempo gioco interrotto un paio di volte perché non si può attaccare la prima pressione ed è rimessa dal fondo per la Gora Latina. Subito l'anticipo della Lodigiani in verticale, la palla che rimane in quella zona, poi ci pensa. Tienila, tienila, facci incontro. Andiamo incontro, eh. Paolo, bravo. Dai a riconquistare, non c'è, non la guardare, andiamo a riconquistare. Rosselli. Il campo è piccolo, se facciamo la guerra di dietro. Lascia scorrere, protegge l'uscita del pallone. Dai, Leo. Forza. Dai, riferimento. Andiamo a prendere il capo, dillo a capo, Lu. Bravo, Lu. Tieni la capo, capo tutto il capo. Alzati, Matteo, stai là. Alano Rucco fa girare centralmente la Lodigiani, mentre la Gora Latina che sale in pressing. Malano Rucco, diamola Matteo lì vicino, il passaggio è centrale, rischia un pochino e allora riconquista la Gora Latina proprio nell'area di rigore avversaria, riesce a liberare la Lodigiani. Battuta lunga, Rosselli tocca ma non basta, Petruccelli vince il contrasto, cerca Ambrosio sulla sinistra, anche il numero 10 vittorioso nel rimpallo. Poi Viscio nel frattempo punizione, si sentono fin qui le urla di dolore da parte del numero 9 Lorenzo Di Marco. Giochiamo a calcio per favore. Dobbiamo farla tutta così, diciamo. Chiedi se è di prima. Matteo fa la barriera con noi. Allora punizione per la Gora Latina, 7 minuti sul cronometro dal fischio d'inizio, vediamo quale sarà lo sviluppo di questa punizione da distanza considerevole, però Biscito sembra intenzionato a calciare, parte con il mancino alto. Rosselli, ti metti qui! Allora riprendi posizione! Matteo, ti metti! E allora dal basso la rimessa dal fondo per la Lodigiani. Andiamo a giocare fuori! Guarda che ci crea, eh! Ok, stai qua, non andare... Sì! Dai, prima! Dai, cambia basso! Si accentra bene, cerca il dribbling, lo ottiene, poi il lancio in verticale, la palla che rimane lì, parata! Di qua! Forza! Buona la chiusura in extremis, in ultima istanza, da parte di Luca Bruno. Arbitro! E vai dietro a destra. Mastro, vieni a sinistra! Gabri,
Vieni interno di centrocampo. A sinistra, lì, a sinistra. Gabri, vai avanti. Che c'è, no? Va bene. Forse come esci calcia, arriva. Dà fastidio. Temporin. Si continua a giocare. Biscido. Questa volta non trovato. Temporin sulla destra. Luca, ci abbiamo un uomo solo. Rosselli. Sfrutta l'ampiezza, aggancia bene. Ora può inventare. Passaggio al centrale, poi subito a cercare la verticale. Lodigiani non arriva ad impattare. Matteo Dovidio. E giustamente, in maniera astuta, la Gorallatina si accontenta della rimessa dal fondo. Eccolo! È buono il suggerimento. Pallone imbucato centralmente. Poi Petruccelli. Cambia tutto sulla destra. Avanza la Gorallatina. Viscido la tocca centralmente. Dove arriva Temporin a spingere in rete il pallone che vale l'1-0 per la Gorallatina. Leo, decisi, forza, dai. Si sbloccano dunque le marcature quando il cronometro indica 9:37 dal fischio d'inizio. Risultato che si mette a vantaggio della Gorallatina. Ora la Lodigiani dal basto, chiamata, costretta ad avanzare se vuole ristabilire la parità sul rettangolo di gioco. Ne esce bene dalla pressione avversaria. Poi Rosselli, il contromovimento del numero 83, bellissimo il dribbling ad andarsene, viene fermato. Forza, vai a puntare dentro, no che torni dietro. È presa, bravo, bravo. Prima di tutti, pure cerca la verticale per Nocentini, che viene anticipato, quindi può ripartire sulla destra la Gorallatina, che conquista la rimessa laterale. Tasciotti con le mani, pronto a battere. Ancora rimessa laterale per le casacche blu, la seconda consecutiva. Nuovamente Tasciotti, pronto alla battuta. Uno sguardo al centro, va centralmente appunto. Poi però il pallone che viene riconquistato dalla Lodigiani. Rischio nel possesso palla, riescono ad allontanare in un secondo momento le casacche rosse. Bruno evita la ripartenza. Nocentini prova ad inserirsi, è accerchiato da tre maglie blu. Il colpo con la testa a liberare da parte di Gagliazzi. Malanorucco, Filippi, Rosselli che si è allargato sulla sinistra, la chiama. Rosselli aspetta prima di servire, prima di trovare una soluzione, poi trova il passaggio in verticale, ma solamente il petto di Bruno ad anticipare. Biscito danza sul pallone, ancora il numero 7 che prova ad andarsene. Rosselli questa volta dice di no, da qui non si passa. E allora rimessa laterale per la Gorallatina, che rimane nonostante tutto in fase di attacco. Petruccelli con le mani batte centralmente, non arriva nessuno, poi libera in extremis sul più bello Luca Malanorucco, nato il 19 aprile del 2012, festeggerà il compleanno tra qualche giorno. Malanorucco, Filippi, ragiona sul da farsi, il possesso delle casacche rosse, ancora Malanorucco che questa volta va centralmente. Eppure Rosselli si è allargato, il tocco è sulla verticale, ancora Eppure in acrobazia a levare il possesso all'avversario. La ripartenza però nel mentre della Gorallatina con Ambrosio. Ambrosio cerca il traversone dentro, il colpo con la testa da parte di Mirko Temporin. La traiettoria si abbassa, ma non quanto serve per gonfiare la rete. Ok, va bene così, se viene là lo prendi, o se no c'è la Gabriele. Ok, Gabri, alzati. Sì, Mastro. Dai, l'abbiamo presa. Lodigiani dal basso con Filippi. Malanorucco.
cerca il lancio lungo, usa il corpo per proteggere il passaggio dalle retrovie. Dovidio poi riesce a passare su Tasciotti, eppure sbaglia Ambrosio, questa volta non aggancia sulla destra del campo. Rimessa laterale affidata alla Lodigiani. Battesta Merra, numero 67, dietro per Malano Rucco. Nel frattempo la chiama Nocentini, che è libero proprio qui vicino alla nostra postazione. Sbagliato il rilancio, Petruccelli la controlla, perde l'attimo per calciare, poi ci prova con il mancino, va dentro, si trasforma in un assist per Gabriel Ambrosio, che non trova comunque la via del gol. Troviamo i tempi giusti per andare in avanti. Malano Rucco, ultimo dei suoi, ad impostare, a trovare bene la chiave di lettura in verticale. Il cambio gioco per Nocentini, che parte questa volta libero dalla destra. Non riesce ad avanzare, ancora però possesso rosso con Filippi. Filippi torna dietro dal riferimento lì dietro. Il passaggio in verticale, Tasciotti esce. Una buona copertura. Matteo Dovidio. Tasciotti che comunque conquista il calcio di punizione. Giulio Tasciotti, nato il 30 marzo del 2012, festeggiato il compleanno un paio di settimane fa. È inutile. Giochiamola lì, te la fai ridiare, la giochiamo. 15 sul cronometro di gioco, il risultato di 1-0 a favore dell'Agora Latina. Sbloccato Temporin con un tocco in area di rigore da breve distanza rispetto ai pali. Filippi, possesso è riconquistato, sbaglia però il rilancio Mastroianni, poi il pallone dentro, ci arriva benissimo il numero 83, Vittorio Rosselli. Palla in rete, parità ristabilita sul rettangolo verde, 1-1 tra Lodigiani e Agora Latina al 16° minuto di gioco. Lo spazio è stretto, è un rondò dove siamo 8 contro 8. Aspetta, un errore. È un rondò in 8 contro 8. Se non capiamo questo, non giocheremo mai. Io capisco a voi chi vi dà la fretta di fare la, quando state da soli, di fare le cose inutili, senza senso. Palla al centro, si riparte. Risultato di parità, anticipa tutto Filippi Rosselli, la tocca, se la autoprolunga. Poi viene chiuso da due avversari, quindi Petruccelli, Nocentini subito a dar fastidio. Fastidio ora ha acquisito fiducia nei propri mezzi la Lodigiani. Petruccelli scarica dietro, il lancio in verticale. Vediamo se Temporin la tiene in campo. No, è quasi impossibile arrivare su quel pallone per chiunque. Quindi la sfera che è uscita, rimessa laterale. Batte Filippi. Giochi là, Francesco, fai. Se ti fa male qualcosa, me lo devi dire. Ti capri. Nocentini. Cerca il taglio di Dovidio. Era partito bene nello spazio il numero 60. Bellissima anche la diagonale difensiva da parte di Tasciotti, che di fatto non ha lasciato scampo, soprattutto ha pressato subito alle spalle il numero 60 avversario. E buona la triangolazione nel frattempo proprio al di sotto della nostra postazione dell'Agora Latina. Temporin va con lo scarico, ancora Temporin, chiuso questa volta da Filippi. Poi fase un po' confusa del match, Bruno lascia scorrere l'Agora Latina, che può impostare dal basso quando il cronometro indica 18 minuti trascorsi dal kick-off. 1-1 tra le due formazioni, partita sostanzialmente equilibrata finora.
Nocentini riesce a passare, Petruccelli non si dà per vinto e arriva su quel pallone, rimessa, calcia via, spazza, rimessa laterale a favore della Lodigiani. Batte Filippi centralmente, poi prova a coordinarsi al volo Nocentini, era bella l'idea, se la prendeva probabilmente si sarebbe trattato di un Eurogol. Carica il destro da lontano, si distende. Gabriel, devi stare più stretto. Francesco, Perin. Leo, stai andando a calcio d'angolo. Campo, stai centrale. Giulio, la distanza. Luca, prendi le uno. Corner dalla destra per la Lodigiani, nel frattempo sì, il direttore di gara che ferma il gioco, meglio va ad effettuare un chiaramento all'interno dell'area di rigore, il traversone, pallone schiacciato a terra, lontana però la retroguardia della Gora Latina sul colpo di testa di Luca Malano Rocco. Rimessa laterale per le casacche blu, sempre Tasciotti sul pallone, centralmente per Viscido, anticipato dal recupero difensivo di Matteo Davidio, prezioso questa fase, il lavoro del numero 60. Cross che arriva, un po' sbilanciato dalla destra, infatti il pallone che esce sul fondo ancora prima di entrare all'interno dell'area di rigore, rimessa dal fondo per Lado Lodigiani che come al solito gioca basso. Ambrosio va a recuperare il pallone, poi prova ad andarsene da solo nello stretto, non passa su Malano Rocco. Simone adattati, Simone adattati. Rimessa laterale per la Gora Latina, attenzione ai movimenti dentro, la rimessa è molto lunga, non tocca nessuno. Poi Ambrosio cerca una sorta di girata, non si intende con Petruccelli, sperava di trovarlo ancora piazzato a sfruttare l'ampiezza del campo sulla fascia. Recupera subito il pallone però la Gora Latina con Bruno che lancia in verticale per Nigotti, fermato per Nigotti dall'intervento di Gabriele Epure, nato il 16 gennaio del 2012. Rimessa laterale per la Gora Latina. Tasciotti va centralmente, non tocca nessuno, Ambrosio, Filippi calcia via, poi la rovesciata da parte di Ambrosio, bloccata la traiettoria. Adesso prendi riferimento, vai, ok, si ripresa Capri, dai attacco Rossi, la vogliamo dare anche a te Rossi, tu ti isoli, forza, solo con la palla vicino, forza, se giochi solo con la palla vicino non puoi far gol, Solo. Nocentini scarica dietro e recupera il possesso dal basso a Lodigiani, prova il disimpegno, questa volta non funziona e allora ancora Latina che rimane in zona offensiva. Petruccelli va con le mani, la palla che scorre non tocca nessuno, libera sul più bello Malano Rocco, ci mette il piede Filippi, si apre Nocentini, bravo Rossetti. Eppure viene fermato, lì il pallone scotta se viene perso. Tiro murato ancora prima che potesse prender quota. Nocentini cambia tutto. Palla che arriva lì davanti Rosselli. Tasciotti da copertura. Scherma la conclusione. Filippi. Per evitare qualsiasi tipo di problema, torna dietro. Ce l'hai dietro di te. Leo, devi fare la diagonale a Francesco, lì c'è Gabriel. Ancora Filippi, calcia lungo questa volta. Tuisce prima di tutti Petruccelli, Eppure. Zecchin. Filippi, scivolata. Subito a dar fastidio all'avversario. Bravo. Solo. Viscido, Ambrosio, la controlla, ne salta due con un tocco solo, ancora Viscido.
reclama un fallo, tutto regolare, si continua a giocare a giudizio del direttore di gara. Il pallone nello spazio per Rosselli, che non arriva troppo lungo, però che giocata qui davanti, proprio sotto la nostra postazione, da parte di D'Ambrosio. Gabri, facci incontro. Brivido per la difesa dell'Agora Latina. Oh! Corner dalla destra, battuto sul secondo per Inna. Tocca lui, poi Tasciotti allontana. Secondo me c'ha ragione lui, lo sai? Se ci va incontro. un minuto e cinque alla fine del primo tempo, 1-1 tra le due formazioni, risultato che di fatto descrive la verità per quello che abbiamo visto finora. Partita abbastanza equilibrata. Nocentini tocca con la testa, Rosselli però non può arrivare, stava letteralmente dall'altra parte del campo, il numero 83 della Lodigiani, quindi rimessa dal fondo. Leo, vattene Gabri, ci può andare in punto se vuoi. Caso terzo. Si dovrà ripetere la rimessa dal fondo, perché ricordiamo che il primo passaggio non può essere attaccato in area di rigore. Viscido non arriva, Ambrosio lascia Bruno la conquista del pallone, Filippi capisce tutto in anticipo, Viscido, palla al piede, verticalizzazione, palla che rimane in quella zona, poi la conclusione schermata dal petto di Alessio Stamerra, calcio d'angolo per la Agora Latina. Gabri, dai Luca, la palla è rientrare, dai Luca, dai Vito. Potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo. Il corner sul pallone, capitan Viscido. Traiettoria forte dentro, che è uscita sul fondo. Duplice fischio. Termina la prima frazione sul risultato di parità 1-1 tra Lodigiani e Agora Latina al termine dei primi 25 minuti di gioco. Allora facciamo una piccola pausa. A tra poco per la seconda frazione di Lodigiani Agora Latina.
Sono rientrate le formazioni in campo, sta per iniziare il secondo tempo di Lodigiani Agora Latina. Si riparte dal risultato di 1-1, è così che si è conclusa la prima parte di gara. Ricordiamo, gara valida per la prima giornata del girone E, Rete Oro Cup 2024, settima edizione. No, ma non lo facciamo noi, mister, giochiamo a calcio. Sì, no, ma tranquillo. No, non lo facciamo. Dalla casa. Tranquilli. Al via in questo momento la ripresa, con il primo possesso dal basso a cercare subito spazi in profondità per la Lodigiani. Bella palla, bravi Matte, fanno copero. Palla al limite, arriva la conclusione, Murata. Dai che non escono. Pasciotti anticipa, bella botta di prima intenzione, potente ad opera di Flavio Gagliazzi, che termina di poco fuori. Lodigiani che ha iniziato questa ripresa, quanto pare, con il piede sull'acceleratore. Rimessa dal fondo per l'Agora Latina. Lancio in profondità, è buono l'anticipo. Dovidio. Lotta contro Tasciotti che lo pressa, gli dà fastidio alle spalle. Commette fallo in questa occasione il numero 18. E quindi punizione per la Lodigiani. Attenzione agli sviluppi. Sul pallone nel frattempo sistema la sfera Flavio Gagliazzi. Andiamo, guarda quello dietro, Capri! Luca, prendine uno! Non ripartono, Danilo! Se esce, calcio! Mettiti in modo che vedi tutta la porta, Dani! Come vedi tutta la porta, Dani! Gagliazzi con il destro sul primo palo! Perin la deve andare a togliere dall'angolino! Ed è corner dalla sinistra per la Lodigiani, ancora Perin a ribattere con i guantoni. Nuovamente calcio d'angolo, nuovamente dalla sinistra per le casacche rosse. Traiettoria questa volta battuta al centro, la palla rimane lì, si gira Dovidio, non riesce a calciare in porta. Allora la ripartenza dell'Agora Latina che può sfruttare questa occasione. Invece non è così, Lodigiani che conquista la punizione. Poco oltre la zona del centrocampo, ora Simone De Luca si confronta con il direttore di gara per stabilire qual è il punto preciso dove sistemare il pallone. La rincorsa del numero 59, nel mentre Perin schiera due uomini in barriera. Va De Luca, uno sguardo dentro, con il destro, palla sulla barriera. Poi al limite Dovidio, prova la rovesciata, non riesce la conclusione, Perin! Due volte il numero uno blocca tutto. Adattarci in non possesso. In non possesso siamo messi male. Si Caglio, la ripreso Caglio. Bravo. Cappaglia, bravo. Cappaglia, cappaglia, cappaglia. Lancio in profondità di Marco. Prova ad insidiare la retroguardia della Lodigiani. Buona la triangolazione. Protagonista Gianna Morati, poi non riesce a fare tutto da solo. Allora Tasciotti, la battuta della rimessa laterale per l'Agora Latina, mentre qualche cambio per le casacche blu. Torna sul rettangolo verde a calpestare il prato il numero 10 Ambrosio, autore di un ottimo primo tempo. La pressione alle spalle di Alessio Stamerra a non far giocare l'avversario. Zecchin manda tutto in profondità, non c'è nessuno lì a raccogliere. Trentesimo
faccio, dai, 1-1. Sul cronometro, 1-1. Le due formazioni. Risultato che per il momento non ha subito alcuna variazione rispetto. Non c'è andare subito a temporeggio un po'. Alla prima frazione. Caio. Giorgi, creare superiorità. Ale. Lancio in profondità, non può arrivare Dovidio, Perin anticipa. Due sulla stessa, attenzione. Bravo Leo! Bravo Raya! Non regaliamo palli inutili. Come Ravenna, Fra! Pensa a parare, Giulio! Vestiti nello specchio! Passo, ci sei? Batte viscido, traiettoria molto alta, spedita sul secondo, riesce a liberare Stamerra, si coordina bene per calciare via con la testa. Ancora rimessa laterale per la Corallatina che rimane in zona d'attacco. Tocca nessuno, la chiama Caporaso, la blocca e fa ripartire la propria formazione, subito dalla pressione della Corallatina, allora deve inventarsi qualcosa. Malano Rucco, il pallone è centrale, ne esce bene da Dodigiani, triangolazione, nel frattempo gioco interrotto perché è rimasto a terra un giocatore della Corallatina. Ora cerchiamo di capire di chi si tratta, se vedo bene si tocca lo stinco della gamba sinistra. Ce la fai? Giocare. Attiva il gioco, dai. Dai Nicolò, su quello. Vieni Mastro. Bravi, pressione costante lì davanti. Infatti la Corallatina riconquista il pallone con Temporin, l'autore del primo gol, del gol che ha sbloccato le marcature. Mastro Giovanni calcia lontano, viscido, arriva, prolunga. Malano Rucco prima di lui, Dovidio centralmente, lo stop del numero 60, poi vuole trovare subito la verticale ed effettivamente è così che fa, chiude tutto Bruno, pallone ancora in avanti, Malano Rucco a giocare da attaccante aggiunto, il tiro ribattuto sul nascere, Ambrosio prova a partire nello spazio a rubare il controtempo all'avversario. In ritardo si scappa. Sveglia. Forza. Punizione battuta in maniera molto lunga, rientra bene le zone centrali, Mastro Giovanni, Chimera, ancora Mastro Giovanni a spingere in mezzo, Ambrosio chiuso subito da due maglie rosse, Malano Rucco ci arriva, vediamo di chi è stato l'ultimo tocco, Petrocelli, quindi rimessa laterale per la Lodigiani. Dovidio lì davanti, uno contro uno, Dovidio con il petto, poi Perin in un secondo momento. Bravo Simo! Qui è punizione per la Corallatina, spintonato, abbastanza evidente, anche vistosa la spinta, chiaramente non in maniera cattiva, semplicemente sportivamente parlando. Avanza la Lodigiani, a campo davanti a sé, il pallone è allargato, poi prova direttamente la conclusione, Cedroni non trova la via della porta. Torna centrale, De Luca.
apre per Cedroni che sbaglia il rilancio, quindi il tiro da lontano. Forse era un traversone, forse una conclusione. Mirko centrale, quel che conta è che il pallone è uscito. Francesco, Daniele, più alto, lì ce l'hai. Sì, Mastro. Presa. Rischia un pochino. Vedi Gianni che nonostante tutto mantiene il passesso. Stop e si gira subito cercando il passaggio in profondità. Galazzi. Bravissimo. Così, mi piace così, capito Nicolò? Del tempo con Danilo, del tempo con Danilo. Mastro Giovanni batte lui con le mani. Biscido, fase un po' confusa. 35 sul cronometro. Dovidio spinge il piede sull'acceleratore. Dovidio ne salta due, poi uno sguardo dentro, non sa che fare. Petruccelli sfrutta il momento, capisce tutto, anticipa quel passaggio. Poi qui è bellissima la diagonale difensiva effettuata da Giordano Innamorati, nato il 18 febbraio del 2012. Rimessa laterale per l'Agora Latina. Battuta per Viscido, palla restituita a mittente, va subito a effettuare la pressione Simone De Luca. Pallone che è uscito nuovamente dal rettangolo verde. Ancora rimessa, battuta in maniera centrale. Bello il tacco a spingere in mezzo quel pallone da parte. Posizione, posizione, di Mirko Temporin. Posizione centrale. Dato anche la potenza giusta alla traiettoria. Non è riuscito però nessun compagno ad arrivarci. Viscido nuovamente per Zerbin. Gira la Gora Latina. Ora attenzione perché viene preso in contromovimento Mastro Giovanni. Quindi Dovidio prova a sfruttare la possibilità. Mastro Giovanni usa il corpo benissimo. Il numero 6. E riparte la Gora Latina. Subito la chiusura pronta da parte di Innamorati. Rimessa laterale per le casacche blu. Ritmo molto alto in questi minuti. Dovidio. Bravo, litiga col compagno sportivamente parlando, poi prova ad avanzare Dovidio, il rimpallo, fase molto confusa, una serie di contrasti e di duelli aerei. Nicolas, fa giocare Nicolas. Solo Viscido raccoglie, ora può inventare il numero 7, il passaggio iniziale è bloccato, anche quello successivo da Innamorati. Allora rimessa laterale per la Gora Latina. Mastro Giovanni chiama il sostegno di un compagno lì davanti, viene spintonato alle spalle Mirko Temporin, e quindi questa è una buona occasione per la Gora Latina. Un buon calcio di punizione da posizione defilata, è vero, ma da lì un mancino può e come se può puntare la porta. No, no, stai qua, stai qua. Stai qua. Gabri, barriera, Gabri. Anzi, Marraia, nello video in barriera. Occhio Gabri che si alza, Gabri, Oh, Gabri, forte. Un altro in barriera, Simone. Caporaso sistema la barriera. Petruccelli è pronto. Ha già anche contato i passi della rincorsa. Va Petruccelli con il mancino a giro sul primo palo. Riesce ad allontanare la retroguardia della Lodigiani. Dov'è Mastro? Ok. Sì, sì, sì. Luca, Gabriele, rimani qua con Luca. Zerbin tocca centralmente, ancora con il tacco, non filtra il passaggio. Viscido prova subito il traversone che viene stanato sul nascere. Nuovamente Viscido che non si dà per vinto. Chimera, Mastro Giovanni controlla, lascia scorrere. Recupera posizione. E si accontenta della rimessa laterale. Proprio il numero 6 con le mani sul pallone. Zerbin non tocca, poi rimedia il numero 17. Se l'allunga troppo. Tiro che arriva da lontanissimo. Forse era un passaggio. Recupera però la Lodigiani che ora può ripartire in velocità. Con Epure fermato il numero 18. Allora nuovamente la controoffensiva. Chimera parte da solo il numero 21, ora ragiona sul da farsi, arresta la corsa, vuole il traversone in mezzo, non gli lascia scampo e possibilità di manovra di Biagio. Chimera lottano ancora i due. Mastro Giovanni va dentro. Caporaso anticipa tutti. Sì, Fra, stai là.
avanza la Lodigiani, respinge Perin. Sembrava quasi essere stato preso in controtempo il numero uno, invece ha calcolato alla perfezione la distanza di uscita. Lancio lungo, le squadre ora che si sono leggermente allungate. Mastro Giovanni deve rincorrere il passaggio, allora esce Perin a dargli una mano e poi a calciare in profondità. Temporin prova ad andare da solo, attenzione al retropassaggio, ci arriva in estirata al numero 22 Nicolas Pernigotti, che sorprende tutti, compreso Caporaso. Non c'entra però lo specchio della porta. Simone, avete un duello per uno. Sì, sì, Nicolò, dai Nicolò. Bravo. Oh. Lancio in profondità, attenzione perché può crearsi un uno contro uno. Gagliazzi recupera Petruccelli, è proprio Gagliazzi, va alla rimessa, palla al centro, il tiro, Perin allontana, ancora protagonista il numero uno dell'Agorà Latina. Simone, ce l'hai fuori, quello di Gabriele. Simone, quell'altro. Partita più che divertente quella a cui stiamo assistendo tra Lodigiani e Agorà Latina, valida, ricordiamo, per il girone E della Rete Oro Cup 2024, settima edizione. Ecco, in anticipo da lì. Chimera. Dai che non esce da lì. Torneo che è stato vinto in due occasioni dall'Urbe Tevere nel 2018 e nel 2023. Nella 2019 ha trionfato la Roma, nel 2020 il Fiumicino, nel 2021 la Vigor per Conti, nel 2022 la Romulea. Non resta da scoprire chi sarà la vincitrice di questa edizione, la settima. Nel frattempo avanza la Agorà Latina, Temporin nello scarico al centro, ribattuto il tiro, si salva la Lodigiani. Nicolò, vieni, Francesco, interno. Dicevo, destro. Torneo che è iniziato centrale, quest'oggi, centrale, questa mattina. Finale invece fissata per Leo centrale, 15 maggio. Composto, anzi composta la competizione in generale da 44 squadre divise in 11 gironi. Da 4. Bravo Simone. Solo Temporin riesce a passare. Temporin corre veloce, numero 17, carica al destro, è buonissimo il recupero da parte del numero 3 Innamorati. 2-1. Buona la triangolazione Temporin. Pure a dar fastidio, la protegge il numero 18, spalle alla porta, prova ad usare il corpo a protezione, se la trascina fuori, rimessa laterale, battuta subito. Bravo Daniele. Rimane in avanti la Agorà Latina, 43 sul cronometro, partita che per il momento non si sblocca dal punto di vista del risultato e le squadre rimangono nella situazione di parità 1-1. Allora però attenzione a Dovidio, lo stop del numero 60, ora parte in velocità Dovidio, Dovidio ne salta 3, Dovidio a chiudere sul secondo palo, tiro troppo debole. L'acrobazia di Temporin, si sospettava il gioco pericoloso, è centrato pulito sul pallone il numero 17. Simone dietro tutti. Dovidio con l'esterno, è magico il tocco del numero 60. Avanza bene la Lodigiani sulla destra, Cedroni conquista la rimessa laterale, il direttore di gara che ferma tutto perché Cedroni si è preso qualche metro di troppo per la battuta di questo fallo laterale, quindi giustamente rimessa laterale che dovrà essere ripetuta.
Traversone ad uscire. Arriva prima di tutti però Capitan Viscido. Rimessa nuovamente per le casacche rosse. Attenzione perché stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di gioco. Ora tutto può succedere. Dovidio prova ad inventare. Fa partire la manovra. Capisce tutto Zerbin. Ancora Dovidio. Dovidio si accentra. Vuole saltare tutti. Trova l'apertura sulla destra. Intuito però il tocco, il passaggio del numero 60. Ancora protagonista. Non riesce ad avanzare. E quindi ci prova la Gorallatina con il tiro dalla lunga distanza. L'autore è stato Temporin. Ribattuto. Ancora avanti le casacche blu. Viscido. Dovidio a lottare. A dare una mano anche in fase difensiva. Mastro Giovanni pronto alla battuta della rimessa laterale, uno sguardo in mezzo per il numero 6. Cerca Temporin che non arriva, il pallone che viene allontanato e allora Gagliazzi la gioca centralmente, eppure falloso il numero 18 che ora si lamenta con il direttore di gara. In aria, Emi. Rimani fuori aria, ribattuta. Franci, vai dentro. Timone. Gaio, vai pure dentro. Timone. Punizione per la Gorallatina. Non vicina alla porta. Ma ci si può pensare a un tiro. Petruccelli è pronto. Tre uomini in barriera. Va il numero 3. Cerca proprio la porta. Non la trova. Effettivamente la distanza era considerevole. Ancora Petruccelli che esce in anticipo. La Gorallatina che non vuole accontentarsi del pareggio. E dall'altro canto neanche la Lodigiani. Avanzano ora le casacche rosse. Passaggio in profondità. Ferma tutto Bruno. Eccolo! La ripartenza della Gorallatina in verticale, Viscido preso in controtempo, riesce comunque ad andare davanti per Temporin. Temporin sulla destra si defila, ora ragiona sul da farsi, lo scarico, il pallone che rimane in campo. Mastro Giovanni richiama V, serve Viscido che vince in qualche modo il rimpallo, poi ci prova, capisce tutto e blocca Caporaso. Sì, Leo, è tuo Leo. Andiamoci lì. Dovidio spalle alla porta, la protegge, ha chance per avanzare, cerca subito l'apertura sulla destra del campo che è buona, riesce, poi viene bloccato il passaggio di Cedroni, rimessa laterale della Lodigiani, 48 sul cronometro, tocco in avanti ancora Cedroni, questa volta non riesce a prolungare la traiettoria con il colpo di tacco, il pallone che filtra. E allora deve chiudere tutto in extremis, da ultimo uomo innamorati. Lodigiani in avanti, nella metà campo avversaria, avanza bene. Eppure, poi cerca Cedroni sulla destra, arriva un pizzico in ritardo il numero 8. Eppure, Cedroni sbilanciato, tutto regolare, si continua a giocare, anzi no, arriva preciso e puntuale il fischio. Da parte del direttore di gara, punizione per la Lodigiani quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Attenzione agli sviluppi di questo calcio di punizione. Flavio Gagliazzi si presenta sul pallone alla battuta. Parte Gagliazzi con il destro forte, dritto, in porta Perin, la palla che rimane lì. Dovidio! Perin risponde presente. Gaglio, a saltare Gaglio! Giorgi a saltare! Aspetta, Dani. Danilo. Gioco interrotto nel frattempo, rimasta a terra nello scontro, nella confusione generale lì nell'area di rigore. Giocatore della Gorallatina, se vedo bene, si dovrebbe trattare di Bruno. Simone, non prendiamo ripartenza, evitiamo la ripartenza. Guardi, a saltare, Ryan, a saltare. Tutto a posto, si può riprendere a giocare. Rimessa laterale.
pallone al centro, se la cava la retroguardia della Corallo di Ambrosio, non arriva poi la conclusione, un po' per tirare in porta, un po' per evitare la ripartenza avversaria, palla che termina ampiamente lontano dalla porta. Stai vicino a Mirko, capi? Stai vicino a Mirko. Ultimi 20 secondi di gioco dei due tempi regolamentari. Vedremo se ci sarà recupero. 1-1 tra Lodigiani e Agora Latina. Palla in profondità. Temporin torna sui propri passi. Dietro lo scarico. Dovidio inventa centralmente. Non arriva nessuno. E allora può liberare Luzzi. Lodigiani che rimane in pressing costante. Cedroni, il tocco morbido, eppure ci prova, traiettoria deviata. Perin non ha problemi nell'addomesticare, calcia lungo e termina la gara. Triplice fischio che arriva in questo istante. Il risultato finale dice 1-1 tra Lodigiani e Agora Latina. Al termine della prima giornata del girone, la situazione in classifica dunque è la seguente: il Savio primo a 3 punti, poi troviamo Lodigiani e Agora Latina che si dividono 1 punto del match odierno, e infine la Frassa di Anagni. E allora per oggi è tutto, un saluto e alla prossima da Niccolò Cecchi di Live Sport Academy.